Contro i bianconeri dell'Ascoli, il Napoli fa la prova generale. Domenica prossima, lo ricordiamo, c'è la Juventus. La squadra ritrova ritmo, gioco e gol, 5, e potevano essere anche 10. Il merito è stato quello di avere subito sbloccato il risultato con una rete spettacolare di Careca. Così tutto diventa più facile e Ranieri ritrova la serenità perduta ed anche la squadra di un tempo. E quando c'è la velocità nell'esecuzione della manovra si riesce a smarcare sempre l'uomo giusto al momento giusto, per cui avendo ritrovato di colpo smalto lucidità e velocità la squadra si è espressa su buoni livelli. Ritrova gioco, gol, ma soprattutto ritrova Padovano il Napoli, veloce nell'impostare il contropiede, rapido negli scambi con Careca, sempre pericoloso, preciso nei cross in area di rigore e poi, nonostante Aloisi, capace di segnare due volte, la prima con palla da fermo. Un bel bottino per un attaccante che rientra. Mi auguro non sia l'ultimo, perché il gol per l'attaccante è troppo importante. Comunque oggi ci siamo resi la partita direi facile, perché abbiamo sbloccato subito all'inizio con Careca, poi per noi è stato tutto più semplice, quindi credo che oggi sia stato veramente un grande Napoli. Il 2-0 galvanizza gli azzurri e Alemão della squadra rappresenta l'espressione più genuina, al punto da esaltarsi ed esaltare. Forse lo fa un tantino troppo Crippa quando, per difendere il prezioso 2-0, non fa complimenti con l'unica punta Biero. Ma quando di fronte si ha una squadra per metà costituita da baby, diventa un gioco da bambini, anche il gol di Francini, che segna quasi suo malgrado. Le emozioni ce ne sono ancora tante nella ripresa, per esempio l'autogol di Ferrara. E sembra il momento migliore dell'Ascoli, perché Galli salva con stile la possibile rimonta. Il momentaccio per il Napoli si conclude con il mano in aria di Ferrara, involontario per l'arbitro, addirittura inesistente per lo stopper di fascia. Ferrara, l'autogol non si può contraddire, il fallo di mano in aria però sì. Di chi? Io non l'ho visto. C'è stato un fallo di mano in aria, no? No, no, assolutamente, mio sicuramente no. Le marcature non proprio rigide aprono spazi essenziali per chi sa approfittarne e Padovano in giornata di vena non fa complimenti. L'Ascoli manda in campo Giordano e scrosciano applausi nutriti, ancora di più quando al 90esimo l'ex attaccante azzurro colpisce il palo. Allora si capisce perché l'iniziativa della Domenica Sportiva, lo Stadio del Sorriso, premia il San Paolo con un secondo posto ad un'incollatura dal Marassi di Genova. Affidiamo ad uno spettatore VIP, il ministro Pomicino, il commento. Abbiamo servito tutti, credo, gli sportivi italiani, l'iniziativa della Domenica Sportiva. Mi lasci spendere una parola per la mia città, che è seconda, ma senza nulla togliere agli amici di Genova, sarebbe prima se si considerasse soltanto le città con una squadra. Inseguiva da diverse domeniche un gol il maratoneta Alemão, seppure con la complicità del piede di Aloisi, lo trova per firmare il 5-1. Sembra che non ci sia più partita, ma chi sfolla anzitempo si perde le innumerevoli occasioni per rendere più pingue la goleada. Le falliscono a turno Alemão, poi Careca con una danza in aria degna di altra conclusione, cui fa da comprimario Padovano, che vorrebbe tanto entrare nel cuore dei napoletani come lo fu Giordano. Ma io ogni volta che sono tornato il pubblico mi ha colto sempre alla grande, oggi sinceramente si è superato, veramente sono rimasto molto contento di questa accoglienza che va al di là di ogni previsione. Ecco, parliamo anche del tuo Ascoli, un Ascoli che ti fa vivere anche qualche ora agitata, no? Sì, noi dobbiamo onorare domenica dopo domenica il più possibile il nostro campionato, sappiamo che siamo partiti per un campionato così molto difficile e niente, adesso ci troviamo in questa situazione, però dobbiamo onorare sempre la maglia che portiamo.